Bentrovati cari amici di TVA, ci troviamo all'interno della Basilica Santuario Santa Maria dell'Elemosina in Biancavilla, dove in occasione delle festività pasquali è stata esposta per la prima volta una copia ufficiale della Sindone custodita a Torino. È un'iniziativa promossa dall'Associazione Biancavilla Futura in collaborazione con l'Associazione Maria Santissima dell'Elemosina e con il patrocinio del Comune di Biancavilla. Per l'occasione è presente a Biancavilla il professor Bruno Barberis, docente di matematica presso l'Università Statale di Torino e vicepresidente della Confraternita del Santissimo Sudario, che è stato anche direttore del Centro Internazionale di Sindonologia. Professore, benvenuto, bentrovato. Una domanda molto semplice: che cos'è la Sindone? La Sindone è un telo di lino che qui vediamo riprodotto in una immagine tratta da una fotografia in alta definizione e stampata direttamente su una tela di lino. Le dimensioni che qui vediamo sono quelle reali, quindi una lunghezza di circa 4 metri e mezzo e un'altezza di circa 1 metro e 10, sulla quale si vedono molti segni, la maggior parte dei quali sono quelli meno importanti in quanto sono dovuti agli eventi del tempo, l'incendio, soprattutto l'incendio che è accaduto a Chambéry nel 1532, che l'ha danneggiata evidentemente con dei fori e con delle zone di tessuto bruciato. Ma ovviamente la cosa più interessante è l'immagine che vediamo al centro proprio di questi danni provocati dall'incendio, di questa specie di binario. A sinistra l'impronta frontale di un corpo umano, a destra l'impronta dorsale. La tradizione ha sempre attribuito questo telo al personaggio storico di Gesù di Nazareth, quindi il telo che ha avvolto il suo corpo durante la sepoltura. E questo telo è sempre stato venerato nel corso dei secoli, se poi lo ritroviamo poi a Torino quando i Savoia, che ne erano i proprietari a Chambéry, hanno trasferito la capitale del loro ducato a Torino. E da allora non si è mai più mosso, salvo due brevi momenti legati a eventi bellici. La tradizione ha sempre venerato in modo veramente profondo questo telo, lasciando un segno in tutta la storia della pastorale, della spiritualità, non solo di quelle regioni che l'hanno conservato, prima la Savoia, poi il Piemonte, ma in tutto il mondo, soprattutto dopo la prima fotografia, risale al 1898, e quando la conoscenza della Sindone è diventata veramente universale. Oggi la Sindone è un oggetto conosciuto in tutto il mondo, e durante le ostensioni arrivano a Torino anche milioni di persone e molti sono stranieri. Ci sono centri di studi e di ricerca sparsi un po' in tutti i continenti e io personalmente ho visitato tutti i continenti, ho tenuto molte conferenze, più di 3.000, ho sempre trovato l'interesse e la devozione ovunque sono andato, quindi un oggetto veramente universale. Professore, Papa Giovanni Paolo II di fronte alla Sindone ha detto che si tratta di una sfida all'intelligenza umana. Lei è un docente di matematica, ecco, in che modo la scienza si accosta alla Sindone? Ma la scienza ha incominciato ad accostarsi alla Sindone sostanzialmente all'inizio dello scorso secolo, quindi dopo quella prima fotografia che trasformò la Sindone da un oggetto solo di devozione a un oggetto di interesse di studio scientifico. Anche perché già allora ci si ponevano le domande che poi si è continuati a porre anche nei decenni successivi, cioè di che cosa si tratta veramente? È possibile che un corpo umano lasci la sua impronta su di un telo? Non potrebbe essere un dipinto realizzato da un qualche artista nel passato e poi creduto essere il telo originario di Cristo? Ecco, queste domande produssero tutta una serie di studi e di ricerche volte a comprendere sempre più a fondo il significato di questi segni veramente unici. Non esiste un altro telo al mondo con dei segni di un corpo umano con queste caratteristiche, con questa chiarezza e nitidezza. E questo fatto sì che sia diventato veramente forse l'oggetto più studiato al mondo. Cosa ci dicono ad oggi gli studi effettuati sulla Sindone? Di che cosa si tratta? Ma direi che oggi possiamo tranquillamente affermare che non si tratta di un dipinto, perché gli studi effettuati soprattutto nel 1978 al termine dell'ostensione che si tenne a Torino in quell'anno, quando ci furono un'equipe di 44 studiosi di varie nazionalità che
che si dedicarono ad analizzare, a raccogliere la maggior quantità di dati per 120 ore consecutive e che poi condusse alla pubblicazione di numerosi articoli scientifici su riviste importanti di tutto il mondo. Ebbene, da quell'analisi possiamo ritenere che mentre dove ci sono le cosiddette macchie ematiche è veramente presente sangue umano di gruppo AB, dove invece c'è l'impronta corporea non ci sono tracce né di pigmenti né di coloranti. Questo esclude totalmente l'ipotesi del dipinto. Anzi, è stato scoperto che questo colore giallo ocra, che è quello che consente di vedere l'impronta corporea, è penetrato nel telo per uno spessore dell'ordine di un quinto di millesimo di micrometro, quindi del tutto incompatibile con la presenza di coloranti e di pigmenti che avrebbero imbevuto il telo per uno spessore di gran lunga maggiore. Nasce però a questo punto la domanda di come abbia fatto, visto che non può che trattarsi dell'impronta lasciata da un corpo umano, come ha fatto questo corpo umano a lasciare un'impronta su di un telo così dettagliata, così specifica, così precisa. E qui nascono una serie di ipotesi che sono state fatte nel corso dei decenni, le quali hanno poi dato origine a dei tentativi sperimentali di riprodurre un'impronta simile a quella della Sindone, ma nessuno di questi ha mai dato dei risultati veramente soddisfacenti, ovvero sia nessuno è mai riuscito a riprodurre un'impronta con le stesse caratteristiche chimico-fisiche della Sindone e di conseguenza al momento attuale rimane un oggetto irriproducibile, almeno per il momento. Quali sono invece gli indizi che spingono verso l'autenticità del telo? Allora, la tipologia della tessitura è compatibile con un'età anche molto antica del telo, anche superiore ai 2000 anni. Invece le analisi effettuate nel 1988 per la datazione di un campione di questo tessuto con il metro del radiocarbonio, il cosiddetto C14, diede invece una data completamente diversa. Il risultato fu una datazione del telo in un intervallo compreso fra il 1260 e il 1390 d.C., quindi ben lontano dall'epoca di Cristo. Quindi ecco, questo giustifica i titoli dei giornali: la Sindone è un falso medievale. Ma oggi sappiamo, sono passati ormai più di 30 anni da quell'epoca e quindi non solo la tecnologia ha fatto passi avanti, ma si è anche riflettuto sulla problematica di datare un oggetto come un tessuto che espone il 100% della sua superficie all'ambiente, un oggetto che ha avuto sicuramente una storia molto complessa, tra l'altro anche un incendio che lo ha danneggiato notevolmente e che sicuramente ha provocato una modificazione della struttura chimica del telo stesso. Oggigiorno sappiamo che datare un tessuto richiede molte attenzioni, richiede di essere certi della sua integrità isotopica per evitare di datare anche quegli elementi che possono averlo inquinato e quindi possa averne modificato la struttura. Per cui oggi si ritiene, per tutta una serie di motivi, che questa datazione sia non attendibile, che sia necessario ripeterla, ma solo dopo che si saranno identificati quelle zone del telo che sono meno inquinate e quindi più adatte ad essere utilizzate, tenendo anche presente che il metodo della datazione con il C14 è un metodo distruttivo, cioè il campione utilizzato viene bruciato e ne vengono analizzati i fumi di combustione e la Sindone non può essere ovviamente utilizzata come una cavia da laboratorio e quindi prima di fare una nuova datazione dovremmo essere certi di dove farla e di quali sono le caratteristiche da tenere presenti in modo tale che il risultato finale sia veramente attendibile e non solo ipotetico. Cosa ci dice invece lo studio sui pollini? I pollini ritrovati sulla Sindone già alla fine dello scorso secolo hanno permesso di capire che, visto che sono stati trovati delle pollini provenienti da piante che vivono non solo nelle zone della Francia e dell'Italia, dove la Sindone da circa 700 anni non si è mai mossa, ma anche in zone desertiche del deserto di Giuda e del deserto dell'Anatolia, al centro dell'attuale Turchia. Quindi segno che è molto probabile che sia stata in quei luoghi durante la sua storia. Non è possibile stabilire quando, per il fatto che 2000 anni sono proprio molto pochi per analizzare lo studio delle evoluzioni delle piante in questo periodo così breve, ma che ci consentono di ritenere plausibili alcune ipotesi fatte dagli storici sul percorso che può aver effettuato a partire da Gerusalemme attraverso il Medio Oriente fino all'arrivo in Europa. Pio XI ha definito la Sindone il quinto Vangelo.
E Giovanni Paolo II ha dato un'altra bella definizione della sindone dicendo che è lo specchio del Vangelo. Ecco, quali sono gli elementi di corrispondenza tra l'uomo della sindone e il, diciamo, il Gesù che noi conosciamo con tutti quelli che sono i segni della passione? Ecco, possiamo andare a conoscere meglio l'uomo della sindone? Ma sicuramente non solo adesso, ma anche nei secoli passati, è stato l'elemento fondamentale che ha permesso di riconoscere in modo molto immediato nella sindone un oggetto che non può non avere a qualcosa a che fare con la vicenda di Gesù di Nazareth, in quanto la lettura da un lato dei Vangeli e dall'altro l'analisi dettagliata dell'impronta che vediamo sul telo ci permettono di capire che entrambi gli uomini, chiamiamoli per il momento uomo della sindone e Gesù di Nazareth, non sappiamo a priori, non possiamo affermare a priori che siano la stessa persona, ma entrambi sono stati dopo la morte avvolti in un telo, che non era un fatto comune all'epoca, soprattutto per un crocifisso, visto che entrambi sono stati anche crocifissi e con chiodi. Entrambi sono stati flagellati e i segni che vediamo sulla sindone sono numerosissimi. Ad entrambi è stato messo sul capo un casco, un copricapo fatto con oggetti appuntiti, probabilmente spine, anche se sulla sindone ovviamente non possiamo trovare le spine, ma troviamo dei segni che sono del tutto compatibili con oggetti di questo genere. Entrambi sono stati feriti al torace con una lama che ha provocato una ampia fuoriuscita di sangue, ma siamo certi che ciò è avvenuto dopo la morte del soggetto. Sulla sindone è chiaramente ricostruibile grazie alla disserazione del sangue fuoriuscito da quella ferita, fatto che può avvenire solo in un cadavere, e per quanto riguarda i Vangeli abbiamo una descrizione giovannea che addirittura afferma di aver visto uscire dalla ferita sangue e acqua. E quell'acqua non può che essere il plasma che sulla sindone è visibile e che Giovanni non poteva identificare come tale viste le conoscenze mediche dell'epoca. Entrambi inoltre sono stati sepolti in modo provvisorio, il corpo non è stato lavato, non è stato unto e quindi i Vangeli ci raccontano chiaramente che questa operazione doveva essere fatta nel giorno dopo il sabato e che non fu fatta perché quando le donne arrivarono al sepolcro il corpo non c'era più. Entrambi sono rimasti per un tempo molto breve nel telo, un tempo che attraverso la descrizione evangelica può essere valutato in circa un giorno e mezzo, 36 ore più o meno. E per quanto riguarda la sindone deve essere non superiore alle 40 ore, altrimenti il processo di decomposizione avrebbe provocato la fuoriuscita dalla bocca e dal naso di gas e di liquidi dovuti all'inizio della decomposizione degli organi interni, che avrebbero provocato delle grosse macchie sul telo che invece non ci sono. E quindi la sindone ci racconta come, per qualche motivo che chiaramente dobbiamo interpretare, il corpo è stato tolto dal telo prima di una quarantina di ore, fatto assai anomalo e poco probabile. Sempre facendo un percorso ideale in quelle che sono le definizioni dei pontefici della sindone, Papa Benedetto XVI ha definito la sindone come icona del sabato santo. Ecco, chiedo a lei, come uomo di scienza e anche come uomo di fede, in che modo la sindone può essere considerata una prova della risurrezione del Signore? Ma allora, la sindone non ci parla in modo esplicito e diretto di risurrezione, anche se ci mostra, ed è questa la cosa sicuramente più sorprendente, ci mostra un'immagine sicuramente prodotta da un cadavere umano. E sappiamo che il mistero che sta alla base del Sabato Santo è proprio questo mistero della morte del Figlio di Dio, morte reale, non immaginaria. Quindi il mistero di come anche il Figlio di Dio sia passato attraverso questa esperienza tipicamente umana. La sindone non ci mostra quello che è avvenuto dopo, che invece i Vangeli ci raccontano e ci testimoniano, però ci mostra un'immagine che oggi, 2023, con le conoscenze scientifiche e tecnologiche che abbiamo, non siamo in grado di riprodurre. I tentativi sono stati numerosi, come ho già detto, ma i risultati sono stati del tutto insoddisfacenti. Chiaro che questo non può essere letto come una prova scientifica della risurrezione. La risurrezione è un fenomeno soprannaturale, non può essere studiato da un punto di vista delle scienze umane che servono a studiare i fenomeni naturali. Però ci fa riflettere sul fatto che se non siamo in grado oggi di riprodurre un'impronta presente su di un telo, nonostante le conquiste scientifiche e tecnologiche che abbiamo raggiunto, le
il fatto di poter pensare che si tratti di un fenomeno che non rientra in quelli naturali è sicuramente un pensiero logico e che chiunque vuole porsi da questo punto di vista di fronte alle sindone ha il diritto e probabilmente forse anche il dovere di pensare. Questo telo resta così avvolto nel suo alone di mistero che ci rimanda alla sofferenza atroce subita da questo corpo e al tempo stesso alla sua pacatezza, alla sua compostezza che si rivela dal volto. E io, per chiudere questo suo intervento, le chiedo una breve spiegazione guidata dei simboli e dei punti, diciamo, significativi della sindone. Bene, allora qui possiamo vedere sulla sinistra l'impronta frontale, il volto, e l'analisi del volto effettivamente ci sorprende, perché un uomo che ha subito sofferenze di questo genere non traspare nessun segno di dolore, di sofferenza, di disperazione, anzi, emana una serenità veramente unica. Dopodiché vediamo il torace con questa grossa ferita e questa colatura di sangue, che è quella più intensa, presente su tutto il telo, gli arti superiori incrociati sul pube, in cui si vede chiaramente il foro provocato da un chiodo, da un oggetto che è penetrato nel polso e che ha provocato una colatura di sangue evidente. Una analoga ferita c'è anche sull'altra mano, non è visibile perché è coperta dalla mano sinistra, ma è evidente anche in questo caso la colatura sull'avambraccio che ce ne garantisce la presenza. Dopodiché le gambe e in fondo i piedi. Anche qui abbiamo una grossa macchia di sangue, segno che anche i piedi sono stati inchiodati. Sull'altra metà abbiamo l'impronta dorsale, quindi la nuca, la schiena e le gambe, sulle quali è possibile vedere più di 120 segni tipici della flagellazione, l'uso di una frusta, un flagello, tipica tortura molto comune nell'antichità. E infine le piante dei piedi, chiaramente imbrattate di sangue, che dimostrano che anche i piedi sono stati inchiodati, ma la differente distribuzione del sangue ci permette di concludere che è molto probabile che sia stato usato un unico chiodo, ovviamente di lunghezza sufficiente, che li ha trapassati entrambi. Ecco, questo è quello che vediamo sulla sindone e che non può che richiamarci alla vicenda e soprattutto alla passione di Gesù di Nazareth. Professore, grazie per la sua spiegazione e complimenti anche per le ricerche che state conducendo su questa che è considerata una reliquia insigne per tutta la cristianità. E buon ritorno a Torino. E buon proseguimento della vostra bella attività in questa meravigliosa basilica. Per meglio comprendere i contenuti del telo sindonico, vi proponiamo un video che illustra i dettagli della sindone e il suo contenuto, il suo messaggio. Ormai in tutto il mondo, il termine sindone sta ad indicare un lenzuolo di lino lungo in media 4 metri e 42 centimetri e largo 1 metro e 13 centimetri, conservato a Torino dal 1578 sino ad oggi. Sul telo di colore giallo ocra chiaro sono visibili impronte che riproducono l'immagine frontale a sinistra e quella dorsale a destra di una figura umana. Appaiono inoltre numerosi altri segni e tracce lasciate dalle vicissitudini subite dalla sindone durante la sua storia. Nell'immagine anteriore si vedono il volto incorniciato da lunghi capelli e da una folta barba, il torace e le braccia incrociate sul pube, le gambe distese. Nell'immagine posteriore si vedono la nuca, la schiena, le gambe distese, la pianta dei piedi. Si notano in particolare due righe nere parallele al lato maggiore, segni delle bruciature provocate da un incendio scoppiato nel 1532 nella Sainte-Chapelle a Chambéry, dove si trovava a quell'epoca la sindone, che era allora conservata, ripiegata, in una cassetta d'argento. Le due linee nere strinate sono dovute al contatto con la parete surriscaldata della cassetta. Durante l'incendio, una goccia di metallo fuso caduta sul lenzuolo ne trapassò tutti gli strati, distruggendo il tessuto. Questo spiega il ripetersi simmetrico lungo le due linee nere di numerosi fori a forma di triangolo. Nella zona centrale del lenzuolo si ripetono più volte delle grandi macchie dai margini frastagliati, a forma di rombo.
Si tratta di aloni che sono stati provocati da acqua che ha bagnato il tessuto della Sindone in qualche momento della sua storia. Il volto dell'uomo della Sindone presenta numerose lesioni contusive che i medici legali hanno studiato attentamente. Sono state individuate delle tumefazioni che sembrano potersi identificare con ematomi, particolarmente visibili sulla parte destra del volto, che si presenta più gonfia di quella sinistra. Si riscontrano inoltre evidenti segni attribuibili a ferite lacero-contuse. Il setto nasale è deviato a causa di una frattura. Nel complesso, l'uomo della Sindone risulta essere stato selvaggiamente percosso nelle ore precedenti la sua morte. Sulla fronte, sulla nuca e lungo i capelli si apprezzano numerose colature di sangue ad andamento sinuoso che sgorgano da ferite da punta di piccolo diametro. Sono disposte a raggiera intorno al capo e sembrano provocate dall'imposizione sul capo stesso di un casco di aculei acuminati. Particolarmente singolare è la colatura al centro della fronte, sgorgata da una ferita della vena frontale che assume la caratteristica forma di tre rovesciato, poiché segue l'andamento delle rughe della fronte stessa. Sulla parte destra del petto spicca una grande chiazza di sangue che fuoriesce da una ferita di forma ovale provocata da un oggetto appuntito e tagliente che ha colpito tra la quinta e la sesta costola e che è penetrato in profondità. Le caratteristiche di questa ferita sono importanti in quanto mostrano che essa fu inferta dopo la morte del soggetto. Anche il sangue che ne sgorga si presenta circondato da un alone sieroso, come avviene per il sangue uscito da un cadavere in cui si è già separata la parte sierosa da quella corpuscolata. Sull'immagine anteriore della Sindone sono ben identificabili le impronte lasciate dagli arti superiori. Le braccia sono distese, mentre le mani si incrociano a livello del pube. Su entrambi gli avambracci sono visibili lunghe colature di sangue, che partono dai polsi per risalire sino all'altezza del gomito. Il loro andamento appare innaturale, in quanto sembrano correre verso l'alto. Bisogna invece pensare che si tratta di colature di sangue formatesi quando il corpo era appeso alla croce e pertanto i polsi si trovavano più in alto dei gomiti. Sul polso sinistro è ben visibile una caratteristica chiazza di sangue, formata da due colature divergenti. Il sangue fuoriesce da una ferita di forma ovale, provocata da uno strumento da punta, quale un chiodo. Particolare è la localizzazione di tale ferita, che non si presenta nel palmo della mano, come viene raffigurata nella tradizione iconografica della crocifissione, ma nel polso. Da rilevare l'assenza dell'immagine dei pollici sulla Sindone, che potrebbe essere dovuta all'interessamento del nervo mediano o a una contrazione tetanica. La cute del torace e del dorso presenta oltre un centinaio di ecchimosi escoriate, consistenti in figure tondeggianti e abbinate, lunghe circa 2 cm, visibili anche sugli arti inferiori. Sembrano lesioni provocate dal flagello, strumento romano di tortura, costituito da un manico di legno da cui si dipartono delle corde al termine delle quali sono fissati dei piccoli piombi a forma di manubrio. È difficile stabilire il numero di colpi di flagello inflitti, poiché non si conosce il numero di corde del flagello. È invece certo che il supplizio venne inferto a schiena curva e sul corpo nudo. All'altezza della zona scapolare sinistra e sovrascapolare destra si osservano delle ecchimosi a forma quadrangolare, riferibili ai segni lasciati da un oggetto pesante e ruvido che può essere identificato con il patibulum, l'asse orizzontale della croce che a volte il condannato portava su di sé fino al luogo dell'esecuzione. Infine, all'altezza delle reni, si osserva una colatura di sangue trasversale che attraversa tutto il dorso. Si tratta del sangue sgorgato dalla ferita al costato, qui defluito quando il cadavere, una volta deposto dalla croce, è stato messo in posizione orizzontale.
gli arti inferiori dell'uomo della Sindone sono ben individuabili sia nella figura anteriore che in quella posteriore. Entrambe le ginocchia presentano delle escoriazioni, molto probabilmente dovute a cadute, poiché in queste zone, come sulle piante dei piedi, sono state individuate tracce di terriccio. Da notare ancora che il ginocchio sinistro è stato fissato dalla rigidità cadaverica in posizione più flessa rispetto al destro e perciò l'arto sinistro risulta nell'immagine più corto. La pianta del piede destro è nitidamente impressa, mentre del sinistro è visibile solo la parte posteriore in prossimità del tallone. Ciò suggerisce che la crocifissione sia avvenuta utilizzando un solo chiodo e sovrapponendo il piede sinistro al destro. Sulla pianta di quest'ultimo si nota il foro di uscita del chiodo, da cui si dipartono dei rivoli di sangue che scendono verso le dita. Le impronte corporee che si vedono sulla Sindone sono scure in corrispondenza a zone in rilievo, mentre sono chiare nelle altre. L'immagine si presenta quindi con una distribuzione di luminosità opposta a quella che percepiamo nella realtà. L'impronta si comporta pertanto come un negativo fotografico. Trasformando l'immagine della Sindone nel suo negativo fotografico, invece, i chiaroscuri sono ovviamente invertiti e pertanto in esso appare il vero aspetto dell'uomo della Sindone, come potremmo osservarlo se si trovasse di fronte a noi. In occasione della presenza a Biancavilla della coppia ufficiale della Sindone di Torino abbiamo incontrato anche il dottor Filippo Tomarchio, studioso della Sindone, al quale chiediamo quali sono quegli ulteriori indizi sulla base dei suoi studi di autenticità del telo sindonico. Benissimo, grazie. Da 20 anni mi occupo di studiare un po' un aspetto storico del passaggio della Sindone e capirne anche i percorsi, soprattutto riferiti al carbonio 14. Come voi sapete, ha detto anche il professore Barberis, il tempo in cui il carbonio 14 è stato individuato fra il 1260 e il 1390. In effetti noi abbiamo una serie di notizie che ci giungono anche, diciamo, da quelli che oggi potremmo chiamare giornalisti. Per esempio, nel 1204 alle spalle della chiesa della Blachère a Costantinopoli era presente una parte importante di Ottone della Roche con la crociata, con la quarta crociata, che testimonia la presenza della Sindone all'interno di questa chiesa. Probabilmente, anzi quasi sicuramente, vi è un periodo storico in cui la Sindone non si trova più e viene probabilmente presa da Ottone della Roche, che essendo anche un cavaliere templare la riconsegnerà 150 anni dopo in mano templare alla famiglia degli Charny, che guarda caso si ritrovano proprio gli Charny nel momento in cui l'ultimo gran maestro dei templari viene ucciso nella Senna e vengono arsi al fuoco. Una parte importante anche di questa testimonianza noi la troviamo su una serie di importanti documenti che sono datati in maniera precisa, come il codice Prai, per esempio, che è al Museo Nazionale di Bucarest, dove vengono individuate un disegno che è, da chi lo ha fatto, probabilmente ne ha individuato esattamente, aveva guardato sicuramente la Sindone, perché da come si può vedere nel quadrato che riguarda la mano, nella mano si vedono solo 4 dita, in effetti non si vede il pollice, perché probabilmente con la crocifissione che è stata fatta sul polso e non sul palmo, ma sul polso, il nervo ha fatto contrarre il pollice e quindi si vedono solamente le 4 dita. Questo documento, che è un documento datato 1192, si traccia effettivamente, si vedono solo le 4 dita e non il pollice, si vedono anche una serie di documenti che vengono dei fori che tracciano una L sulla Sindone, che possono aver visto solo chi ha guardato la Sindone. Altro importante documento che possiamo testimoniare è una scultura mormorea dove c'è la Madonna, dove c'è Maria di Magdala, Giuseppe d'Arimatea, che stanno con una effigie templare ulteriore, quindi per testimoniare proprio questo percorso di protezione probabilmente della Sindone attraverso i templari, dove si vede effettivamente il corpo di Cristo che viene poggiato sul telo di lino e che viene poi riportato sul corpo, e questa qui è data 1170. Quindi sappiamo perfettamente che non possono esserci delle corrispondenze rispetto al telo di lino del 1260-1360, quando abbiamo trovato già documenti che tracciano fra il 1170 e il 1192. Una domanda per chiudere: in che modo la Sindone ha influenzato l'iconografia anche del Cristo? È moltissimo da questo punto di vista, perché da quel momento in poi effettivamente tutte le iconografie che escono fanno venire con quest'immagine.
che è molto importante soprattutto, no? Il fatto che prima si raffigurava in maniera differente, oggi effettivamente viene raffigurata con questa barba, con questi capelli lunghi, questa barba folta, e quindi ha influenzato sicuramente l'iconografia di quel periodo e di quell'epoca. Grazie dottore, grazie anche a lei per il suo contributo. Grazie a voi. A distanza di 2000 anni ci troviamo ancora di fronte ad un telo che interroga la nostra intelligenza, interroga la nostra emotività, interroga la nostra coscienza. Qui vediamo i segni di tanta violenza, i segni di tanta barbarie umana inflitta sul corpo di un povero uomo che dal suo volto mite ci trasmette ancora una volta pazienza, amore e misericordia, quell'amore che ha attraversato i secoli e che ha portato tanti cristiani ancora oggi a venerare questo lino come davvero il telo su cui è stato avvolto il corpo senza vita del Signore fino alla sua risurrezione.